Ciao a tutti e bentornati sul canale di Gioco Troppo Poco per la seconda parte dello scontro con Seth senza scaglie. Nello scorso episodio siamo stati uccisi e ci siamo risvegliati in questa prigione e ora dobbiamo trovare il modo di uscirne. È abbastanza semplice: vicino alla porta d'ingresso c'è questo serpente che dorme. Gli date un colpetto e lui dovrebbe lasciarvi la chiave per uscire dalla prigione. Ecco fatto, siamo già liberi! Ecco che parte la nostra animazione. Vediamo questi i grandissimi lavoratori serpente che suonano questo megafono, liberando queste medusa rasta blu. Eccoci qua. Guardate come sono fantasticamente carine. Ecco qua. Siamo pronti per andare giù a trovarle. Allora, appena usciti incrocerete questi due serpenti che faranno niente perché sono intenti ad andare a proteggere la porta che sta in cima alle scale e voi avrete lì via libera per poter scendere. Ecco, io adesso vi risparmio. Non è che c'è granché dentro queste celle, quindi non lo registro. Esatto, ecco, stiamo arrivati quasi alla fine delle scale. Un attimo solo ancora. Cic, 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 cic. Ecco le nostre meduse rasta che si nascondono dentro la porta. Allora, attaccate la distanza perché se si avvicinano troppo vi faranno un abbraccio letale. Proprio sono veramente cavolo. Sono veramente terribili. La cosa bella di queste meduse serpente, le serpentuse, è che rilasciano umanità. E la prima volta che le ucciderete vi rilasceranno anche due miracoli. Non mi ricordo quali siano, adesso lo scopriremo insieme. Ecco, se siete dei piromanti come me bastano poche palle di fuoco. E ne avrete ragione in pochissimi istanti. Allora, vediamo cosa hanno lasciato. Umanità, come vi dicevo. E ecco, questi devono essere due miracoli. Tepore e tepore curativo. Ecco, vedete qua dentro sta imprigionato il nostro mago dal Gran Cappello, quel gran piarlone che si fa imprigionare ogni volta. Cioè, noi lo liberiamo, lui si fa rimprigionare, ma sarà possibile? Allora, non so come liberarlo, cioè in questo momento proprio non ne ho idea perché la porta è chiusa e non ho idea di dove si trovi la chiave. Quindi proviamo a guardare insieme se si trova qua su per questa scala. Magari nell'ultima partita me la sono persa. Hoppiti hoppiti happa pa, hoppiti hoppiti happa pa, hoppiti hoppiti happa pa, hoppiti pa. Allora, ah, ci sono due serpenti più il serpente lanciafulmini. Ok, uscià, ho pochissima vita. Allora, guardate come saltano. Mamma mia, devo cambiare questa spada. Non, fa troppo poco danno. Mi sa che bruceranno. Eccoli qua. Fatto. Bene. Guardiamo un po' che cosa c'è qua su questo ripiano. Un baule, magari me la sono perso l'altra volta. Ok, un baule vero. Apriamolo. Porta gigante a torre. No, questa è la chiave per la porta che sta in cima alle scale. E vabbè, ma magari sarà negli archivi la chiave. Dovessi trovarla. Vediamo se la trovo. Se la trovo ve lo faccio sapere. Intanto scendiamo da questo pianerottolo. Ecco, scendiamo dalle scale. Allora, non c'era in giro la chiave. L'ho cercata dappertutto. Qua sotto non c'è, quindi deve essere per forza su agli archivi. Quindi saliamo le scale prima che ci raggiungano i serpenti. Mi hanno tagliato una caviglia.
dai, dai, dai. Adesso li aspetto qua, vediamo se riesco a scaraventarli giù dalle scale. Guardatelo, che animazione fantastica. Oh, oh, no, 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 no. Non ci riesco. No. Ehi tu. Oh là là. No, apriamo la porta. Ecco. Durante questa animazione siete invulnerabili. Vi stanno massacrando eppure non riescono a massacrarvi. Allora, mettiamo fine a questo scontro assurdo. Ezza. Doppio. Ho fatto un doppio. Ecco, con la furia di Quillag ogni tanto mi viene quella mossa assurda, rotolo indietro e di solito mi faccio colpire mentre faccio questa mossa veramente atletica e inutile. Allora, guardate che bella vista. Bene, proseguiamo. Un arciere, là dietro, so che qua dietro c'è nascosto qualcuno, lo so, eccoti. Oh là là. Za, 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 za. Dovrei usare un po' più di umanità perché la spada della furia di Quillag, quella che sto impugnando in questo momento, diventa più dannosa tanto più umanità avete. Fino a un massimo di 10. Se avete 10 umanità, fa il massimo del danno. Però me la sono cavata lo stesso, quindi pace. Salite su per questo corridoio. Adesso vi buttate qua sulla destra. Ignorate il maghetto ballerino. Sì, che fa perché si pompa. No, no, scusate, quando fa quella danza veramente ridicola, lancia dei bonus su tutti i mostri circostanti che diventano più forti, più cattivi. Mi hanno intrappolato. Sono in tre. Allora, in due. Sono in due. Sono in zero, vero? Sì, bene. Ok, vedete quella scala? Qua in mezzo al corridoio dovete salirla. Salitela. Girate le palle, la ruota. Salite in cima alla scala che si sta girando. E facciamo fuori, giusto per sport, questo non morto di cristallo. Continuate tranquillamente a zig zag, esatto, zac zac zac. Mamma mia, quanti colpi servono? Sono veramente scarso. Mamma mia. Ok, qua in mezzo a questo corridoio vi buttate di sotto, vi buttate di sotto e vedete, guardatelo come balla, come è felice il nostro amico qua. Ok, scusate, mi devo un attimo riparare qua dietro, così che posso bermi la mia fiaschetta. Zah, sono di nuovo pieno di forze. Forza, forza, forza. Ok. Di qua è da dove sono arrivato. Sì, adesso però posso. Ho girato la scala, quindi si è girata anche questa. Posso salire. Qua su in cima, ammazzare questo simpatico maghetto. Qua. E a questo punto posso ridiscendere la scala, girarla. E una volta che la scala è girata, scendere e buttarmi sulla sinistra. Ok, sono arrivato a questo balconcino, mi butto di sotto e qua dovrei trovare una leva che mi riporta al falò. Un falò che sta qua all'interno degli archivi. E zacchete! Ottimo, ottimo. Vedete, si sposta questo muro e laggiù ci aspetta la nostra salvezza, il falò. Eccoci qua, riposate. Bene, siamo pronti per andare ad affrontare Seth, che ormai è vicinissimo. Allora, vediamo un po'. Cosa c'è in queste stanze?
Ci sono dei bauli. Uno sono sicuro al 100% che è un Mimic. Sarai tu? No, non è lui. Vediamo cosa c'è. Titanite blu. Prossimo. Prossimo, 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 prossimo. Eccolo qua. Tu sei un Mimic. Tu proprio sai di Mimic. Sai di Mimic. Eccolo il Mimic. Ma che brutto. Mamma mia. Finisco sempre mangiato da sti cosi. Ai ai ai. Guardalo com'è agile. Com'è alto. Ok. Bene. Falcione incantato. Ok. Ah, lì c'è un altro baule. Vediamo. Ah, la chiave della cella. Beh, ma adesso voglio andare a ammazzare Seth. Poi ci torno dopo in caso del mago. Quindi tiriamo questa leva. Il pavimento si aprirà. Zicche zacche, questa non è la nebbia del mostro. Ok. Bene. Siamo in questa grande radura. Qua da qualche parte ci dovrebbe essere la figlia del cavaliere Ciccione. Quello che incontrate davanti alla fortezza di Set. Davanti alla fortezza di Set. Non lo so, quel luogo dove è pieno di trappole. Però boh, mi sembra che fosse qua in mezzo, magari non l'ho attivata, forse perché in questa partita non sono riuscito a parlare con suo padre. Sapete che facciamo? Andiamo direttamente dal mostro. Che noi ci abbiamo fretta. Quindi scendete, cioè, lasciatevi scendete Zodabas. Ok, ammazzate questi golem di cristallo. Ecco qua. Mamma mia. Mamma mia. Ok. E scendiamo nelle caverne di cristallo. Questo è un luogo veramente odioso, perché è pieno di passaggi invisibili. Cioè, proprio non li vedete, no? L'unico modo che avete per capire se c'è o meno un passaggio davanti a voi è vedere se la neve scende e si ferma a mezz'aria. Allora, qui non c'è nulla. Quindi, zac, scendete, fatemi ammazzare questo golem. Ok, ta. Oh. Com'è dura la vita dell'eroe. Allora, stiamo scendendo con calma e tranquillità. E qui c'è il primo sentiero invisibile. Vedete, la neve si ferma a mezz'aria. Sì, qua. Vedete, la neve si ferma a mezz'aria. Da questa parte qua. Scusate. Da questa parte qua. Anche si può scendere. Ma noi preferiamo andare per l'altro sentiero. Zic, zac, zic. Ecco, vedete, cammina nel vuoto. Assurdo. Umanità. Qua dovete fare un po' di attenzione. Si scende di qua. Ecco, lì c'è una di farfalla che è identica alla farfalla della luna che avete sconfitto nella foresta. Vi consiglio di lasciarle stare. Ce n'è più di una e vi sparano quel raggio gigantesco che vi sparava anche la farfalla della luna, il boss. Ecco, qua davanti a voi c'è una scritta. Proprio da questo voi potete capire che lì c'è un sentiero. E vi consiglio, se siete online, di
usare la pietra per la scrittura. Adesso vediamo un po' se funziona anche offline. In modo da poter lasciare dei messaggi qua lungo il sentiero, perché se doveste cadere di sotto, almeno avete una guida per poter passare il sentiero al prossimo giro. Ecco, io vediamo un po'. Ecco, io non lo posso fare perché sono offline. Mi mettevo un segnalibro qua verso la fine del sentiero in modo che potevo orientarmi al secondo giro. Questo golem dovete per forza uccidere, è un golem d'oro, quindi veramente, veramente pesante. Avete anche uno spazio abbastanza ridotto. Dovete fare attenzione a non cadere. No, no, via. Ok. Vabbè, ormai è mio. Adesso l'ho aggirato, gli scaglio ancora addosso un paio di palle di fuoco. E za. No! Ok. Sono tornato qua, il golem non c'era più, si vede che è caduto anche lui e io sto per cadere di nuovo. Ok. Passato il ponte, arrivate qua c'è una falena, no, qua da qualche parte c'è un altro sentiero invisibile. Ecco, laggiù, l'avete visto, c'è un segnalino. E sotto di noi c'è un altro golem d'oro, lasciatelo perdere perché lì sotto non c'è nulla di interessante. Sì, mi sembra che è un. No, mi sembra che è solo. Allora, proseguiamo. Proseguite qua nel vuoto assoluto. Questo è un punto veramente terribile. Sono caduto già un paio di volte. E per orientarvi, giù in fondo c'è una piattaforma con un pezzo che viene un pochettino più in fuori, un pezzo sulla vostra destra. Ecco, voi ci camminate a sinistra. Cioè, l'ho lasciata alla vostra destra. E sono quasi arrivato, cioè ridendo, scherzando, sono praticamente davanti al mostro. Sembra che l'ultima cosa, eccole qua. Le ultime cose da abbattere sono queste conchiglie mangia uomini. Adesso io voglio togliermi di mezzo. Ogni volta che voglio fare un po' lo sborone, cavolo, me ne prendo così tante, ma possibile? Allora, riproviamo. Adesso le faccio fuori con queste palle di fuoco del caos. E zacchete. Bene. Ce ne dovrebbero essere ancora un po'. Quante sono? Due ancora? Tre? Venite qua tutte vicine, così via spreco meno palle di fuoco. Guardate come passo attraverso i nemici. Mamma mia. Ok, era meglio se gli facevano sparire i cadaveri. Ok. So, laggiù c'è il mostro. No, non di là. Laggiù c'è il mostro. C'è lo mostro. Allora, Seth. Seth è un mostro abbastanza semplice. In pratica, come avete visto nel precedente episodio, non lo potete colpire, cioè lui si rigenera immediatamente qualsiasi danno, a meno che non distruggete prima questo pilastro, questo che vedete qua nel video. Se lo distruggete, Seth diventa vulnerabile. Allora, ecco, lui arriva dietro di noi. Ha la pelliccia. Vedete? Ah no, sono scaglie di cristallo. Ok. Allora, prima cosa dovete aggirarlo per andare ad abbattere il. Oh merda. Ok. Secondo tentativo. Arrivate che lui è già. È belle che pimpante, lo aggirate e andate a distruggere il pilastro. Senza farvi ammazzare.
Forza, un colpo, un colpo. Ok, adesso lui, vedete, sta soffrendo tantissimo. Ecco, da questo momento in poi potete fargli danno. Aspettate che si avvicini un pochettino perché arrivi nella parte centrale dell'area. E poi dovete semplicemente aggirarlo e incollarvi a una delle sue code esterne. Dovete stare attaccati alla punta di una delle code più esterne e massacrarlo. Meglio è se vi equipaggiate l'arma più potente che avete, anche se è lenta, pazienza, basta che riuscite a colpirlo. Ecco, dovete fare solo un po' attenzione a questi cristalli che vi possono maledire, come è successo a me al primo tentativo. E restate molto vicini a questa punta, altrimenti vi cercherà di attaccare schiacciandovi, e lì c'è veramente poco da fare. Dovete semplicemente stare molto vicini alla punta, non vi succederà praticamente niente. Ecco, vedete, io continuo a girare, non perdo mai di vista la punta. Possibilmente uso gli attacchi. Oddio, sono in trappola, mamma mia. Ok, per fortuna si è girato. Va bene, va bene, va bene, dai, dove sei? Corri, corri. Ecco, vedete, ho equipaggiato la spada di Nito, e la spada più potente che ho, ed è meglio attaccarlo con le armi bianche che non con la magia, perché la magia è troppo lenta. Forza, forza, siamo già a metà vita e io lo sto continuando a mancare. Mi fa gli scherzetti, mi fa il piedino e poi lo ritira. Forza, corri, 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 corri. Uscia, con cosa mi ha colpito? Forza, forza, forza. Ecco, vedete, sono andato troppo avanti e lui cerca di schiacciarmi con le sue code. Allora, se io provo a bruciarlo. Sono troppo lontano. Ok, non gli ho fatto quasi niente, pure ho usato la magia più potente che avevo. Conviene veramente colpirlo con la spada. Forza, è praticamente andato. Ok, siamo quasi alla fine. Gli manca, se no, un sesto di vita. Adesso avete appena visto che sono passato là dove mi ha ucciso la prima volta maledicendomi. Per fortuna che avevo ancora con me delle cure per la maledizione, perché sennò dovete andare a cercare, era dura. Ok, dai, fatti colpire ancora una volta. Oh, mamma mia, sono in mezzo. E anche questo mostro è andato. Abbiamo un'altra anima per il calderone. Bene, bene, bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nei prossimi video, perché ormai ne manca solo uno. Manca solo un mostro.